Siamo al primo turno di Coppa di Lombardia di seconda categoria, girone 29, e da Salvi Gian Pietro una buona serata. Squadra di casa della Polisportiva Berbenno che affronta la neopromossa Ghiaie di Bonate Sopra. Tutto pronto, sta per cominciare la partita, prova a gestire la squadra di casa la prima azione del match. Alle mani nuovo acquisto della Polisportiva Berbenno, poi passaggio di ritorno di Toreschini, di prima intenzione, attenzione Viscardi, Mattia! E parata di rotta Scalabrini, prima azione del match al 12° del primo tempo per la squadra di Palini. Palina attiva che prova a sfruttare la squadra di casa, se ne incarica le mani, attenzione al suo mancino, pallone che rimane nell'area ospite, Tironi che si coordina, lambisce l'incrocio dei pali, altra buona opportunità per pervenire al vantaggio la squadra della Polisportiva Berbenno. Berbenno che conduce le danze, colpo di testa, attenzione, Alice Di Lazzari, poi alle mani, attenzione, c'è questo fallo sospetto nell'area della squadra ospite, rivediamo al rallenti, Lazzari che da dietro tocca le mani, cade, poi c'è l'entrata in scivolata di Gonzales che non commette il fallo, palla che si allontana, ma però giustamente il direttore della gara concede il penalty, quindi vediamo chi se ne incaricherà. Attenzione amici sportivi, se ne incarica Alemanni, tutto pronto, attenzione a questo calcio di rigore, Alemanni, attenzione, di sinistro, rete al 35° del primo tempo, vantaggio di casa, con Delica con il cuore, Berbenno in vantaggio contro le Ghiaie di Bonate. Per un fallo commesso da Salvi Michele ai danni di Alessio, giusta la massima punizione, attenzione se ne incarica Rota Cristian, destro, attenzione, rete, c'è il gol del Ghiaie di Bonate che agguanta al 45° del primo tempo la Polisportiva Berbenno. Ci è sembrato che sulla traiettoria Garibaldi abbia commesso qualche piccola ingenuità, forse la barriera ha tratto d'inganno, quel che conta comunque 1-1 fra le due squadre. Highlights da secondo tempo, Berbenno, palla a terra con Scavi Mattia, poi sull'esterno Gasparini, passaggio di destro verso Viscardi Daniele, attenzione al suo tiro e alla rete, al gol di Viscardi Daniele, che Eurogol del centrocampista di Paleni che è giunto al 9° del secondo tempo, quindi nuovamente in vantaggio la Polisportiva Berbenno grazie a questa prodezza di Viscardi Daniele. E qui i fari che si spengono, giocatori che rientrano negli spogliatoi, pubblico aggrandinate, che poi può riprendere, quindi si continua, Ghiaie che prova a proporsi, pallone verticale, poi rotta, Ronzoni che porta palla di sinistro, insiste, attenzione a Mirandola, tira, para molto bene Garibaldi che si riscatta, poi Tironi salva sulla linea di porta, ma qui Mirandola si è trovato praticamente in fuorigioco e ha concluso, ma ha salvato Tironi. E dalla bandierina gestisce questo calcio d'angolo, alle mani, attenzione al colpo di testa e c'è la rete di Todeschini, lasciato tutto solo nell'area della squadra di Polis, quindi Berbenno al 31° del secondo tempo si porta sul 3-1, quindi a questo punto possiamo dire partita chiusa. Un fallo di Di Francesco, lo stesso Alemanni che se ne incarica questa palla inattiva, attenzione, calcio di punizione per la Polisportiva Berbenno, Alemanni di sinistro, colpisce il palo, poi De Blasio tira, poi è ribattuto, sbatte per due volte sulla traversa. Amici sportivi, su queste immagini termina la partita, noi andiamo per le interviste. Eccoci qua per il dopogara, questa Coppa di Lombardia, siamo con il nuovo allenatore del Berbenno, Paleni, soddisfatto sicuramente questa sera. Siamo uno staff nuovo che sta portando qualcosa di diverso, dunque dovevamo avere dei riscontri sul campo, sicuramente abbiamo provato qualcosina, c'è ancora da limare qualcosa, però diciamo che abbiamo tracciato la strada giusta. Ecco, infatti questa sera la strada giusta è stata la squadra in campo che abbiamo visto con Ceroni centrali in via sperimentale. Diciamo di sì, quest'anno abbiamo deciso di lasciare la linea difensiva non del tutto giovanissima e allora stiamo cercando di magari limare un po' di anni
quest'anno per un po' di problemi di Mostosi che non poteva essere in campo, abbiamo optato per Ceroni sulla linea da difesa e devo essere contento di questa, di questo esperimento. E il Berbenno quest'anno, dopo tanti amari bocconi nelle stagioni precedenti, chissà che sia la volta buona, perché a Berbenno ci credono davvero. Io so che la gente di Berbenno ci crede, ne ringrazio perché hanno creduto su di me, essendo un mister, diciamo, alle prime esperienze di una prima squadra, a parte la parentesi a San Giovanni. Quello che gli dico è di rimanere un po' tutti coi piedi per terra, l'entusiasmo che c'è tantissimo, però il campionato è lungo, ci incontreremo anche di difficoltà e magari se facciamo gruppo probabilmente anche nei momenti di difficoltà riusciremo a uscire a testa alta. Eccoci qua Bolis, buona la prestazione del Ghiaie ma non il risultato sicuramente. Sono due settimane che stiamo lavorando, ci sono diversi giocatori nuovi, anzi 7-8 giocatori nuovi, giovani, e quindi ci vuole ancora un attimino di tempo. Però tutto sommato non mi sono dispiaciuti, chiaro, loro è una squadra più esperta, più maliziosa, già rodata, dobbiamo metterci qualcosa in più, ma io sono convinto che miglioriamo sicuramente. Domenica prossima vi aspetta la Brembillese. Sì, domenica prossima un'altra partita sicuramente, ma per noi sono tutte partite difficili, veniamo da una terza categoria e quindi incontriamo squadre già più esperte, anche la Brembillese l'anno scorso ha fatto un buon campionato, per cui per noi sono tutte partite da giocare, dobbiamo lottare fino alla fine per cercare di riuscire a rimanere in categoria. Comunque sono abbastanza fiducioso perché la squadra mi piace. Eccoci qua alle mani, siamo per il dopo gara contro il Ghiaie, rete, gol su rigore e palo Berbenno che si porta a casa la prima di Coppa di Lombardia. Beh, partire la stagione con una vittoria è sempre importante, anche perché siamo dopo 8 giornate di preparazione, ovviamente la testa e le gambe non vanno di pari passo, quindi partire con una vittoria fa sempre morale. Ecco, infatti l'intesa con Gasparini com'è andata questa sera? Beh, sicuramente è un giocatore molto tecnico e diciamo che iniziamo a parlare lo stesso calcio, stiamo iniziando a conoscerci, ma anche con tutto il reparto offensivo possiamo fare molto bene.